nostra famiglia, ha un ragazzino di quanti anni? Di 10 anni, un fisioterapista, quindi lavora, è una persona molto intelligente, in gamba, ha cultura, è una persona che avrebbe voluto fare tanto nella vita, quindi è un soggetto che non si accontenta e non accetta di non poter fare per le sue limitazioni che obiettivamente ci sono. Quindi con lui ho dovuto lavorare, veramente c'è dovuta nascere una sintonia particolare. Lui gli ha dovuto concedere la sua mente, la gestione del suo corpo. Immaginate un paziente del genere che arriva in studio contro tutti, arrabbiatissimo, che si concede in questo modo. Proprio perché, l'ho detto, il rapporto empatico, la fase iniziale, la fase di studio, la fase di conoscenza, fondamentale. A lui non sono stati somministrati gli altri due test, quelli che somministra la dottoressa Maria Elena, perché è un paziente che, per quanto complesso, per quanto difficile, per me è chiaro. Quindi non ho avuto bisogno di effettuare ulteriori indagini, perché la sua ansia era un'ansia di stato, cioè era un'ansia dovuta a queste sintomatologie. Lui era arrabbiato perché non poteva far nulla per risolvere questo problema. Invece la moglie viene trattata come ansia di tratto. La moglie è ipovedente, anche lei ha questa disabilità, ma questa, la sua ansia non deriva dalla disabilità che ha, ma deriva proprio da un'ansia caratteriale, familiare, e quindi è un intervento di tipo completamente diverso. Però, l'ho detto, in questo caso, che è un caso molto complesso, non è stata fatta nessuna indagine ulteriore. Ecco perché la considerazione del paziente, ogni paziente, anche se grave e catastrofico, va visto come persona unica. E la cosa fondamentale che spero che rimanga, voi che avete il primo contatto quindi con questi pazienti, il dialogo, la comprensione immediata, mai lo scarico, perché è vero che arrivano arrabbiati, logorroici, sembrano dei folli, dei pazzi, ma non lo sono. Sono persone che nel momento in cui si riesce ad entrare in interazione riescono a trovare una risoluzione per loro stessi importante. Quindi un'attenzione particolare a questi pazienti difficili ma straordinari, come diciamo, lo studio su questi pazienti ci porta a delle aperture particolari, perché hanno delle caratteristiche veramente che ti incitano a voler fare di più nel momento in cui si entra veramente in relazione con loro. Rocco, vuoi dire qualche altra cosa? Io ho un percorso molto complicato su questa cupena. La cupena è cominciata 5 anni fa, io soffro di ipocrosia da 30 anni. Mai sofferto di ipocrosia per 30 anni, poi ho deciso di fare jogging per stare meglio, perché si suppone che si sia meglio, e invece è venuta la fine del mondo. Praticamente è cominciata questa storia della ipocrosia, ogni volta che andavo a fare jogging, cominciavo questo ronzio, a me un ronzio, all'orecchio destro. Niente, all'inizio praticamente ogni volta facevo questa serie di jogging, cominciavo questo ronzio un paio di ore e poi finiva. Poi interruppi, poi dopo un paio di mesi ripresi a fare jogging, come ripresi, si scatenò un'altra volta la ipocrosia e da allora è diventato fisso. Dopo 5 anni la ipocrosia è fissa, là sta giorno e notte, non guarda in faccia a nessuno, non tiene conto di niente. Praticamente, stranamente, in genere la prozia acustica maschera la ipocrosia, a me la prozia la aumenta invece. In questo momento non c'è nessuno che parla, non c'è nessun rumore, quindi la ipocrosia è al massimo. E adesso ho fatto il treno e sarà ancora più esasperato, perché ovviamente ti va a concentrare ancora di più. Ne andiamo a tirare fuori. Allora, sia ben chiaro, io... mi è stato chiesto di dire la verità. La verità che io ho percepito è che comunque il training non risolve la ipocrosia. Il training aiuta a gestire la ipocrosia. La ipocrosia sta là, cioè ci devo morire con questo, l'ho capito, perché dopo 5 anni ho consultato 6 autorini che non hanno risolto niente. Allora io ho praticamente faccio questo training, l'ho imparato, lo porto avanti. Ripeto, io sono un fisioterapista, quindi a maggior ragione sono entrato subito in empatevole. Ho capito che l'esercizio era importante. Se non si esercita non si fa niente. Io giuro, senza problemi, quando faccio il training, nel momento in cui lo finisco, già mi sento meglio. Non è una terapia a chissà quando arriva il risultato, no. Gli effetti sono immediati, io ho subito un senso di pacatezza, di rilassamento, di vigore. All'interno della sua vita familiare. Si il mio carattere, quello è, non è che poi è 42 anni, quindi mi cambia il carattere, non esiste proprio. Cioè io, non si può proprio provare. Cioè io ho delle patologie che purtroppo mi porto avanti, quindi di conseguenza gli alti e bassi, almeno a tutti quanti, almeno pure a me. Però diciamo che si impara a gestirlo, questo è tutto. Cioè, la parola secondo me fondamentale è gestione della ipocrosia, saper capire il momento di ansia, di rabbia, cercare di ridicolizzare, diciamo, la ipocrosia, metterlo, diciamo, digerirlo un po', rielaborarlo, diciamo, sotto una veste più nota. La ipocrosia la sta.
si sente andare qua. Però si gestisce. Poi lui lavora senza protesi, quando è in studio giù, quindi noi glielo andiamo ad aumentare veramente a livello estremo, perché lui viene senza protesi in studio quando è venuto a fare questo percorso. Quindi immaginate un po' quando glielo andavo a scatenare un paziente così rabbioso, scatenavo quella acufene, camera insonorizzata, senza protesi, diventava insopportabile. Lui riesce a stare un'ora disteso in una fase di rilassamento totale. In quel momento lui dice di non rendersi conto se lo sente o non lo sente all'interno, ma il messaggio che dopo 8 sedute ancora non è arrivato in maniera ottimale a Rocco è che comunque se non lo riesce, io riesco in quella situazione a non farglielo percepire, ce la può fare anche lui. Soltanto che lui, 8 sedute, insomma, è molto veloce, questa cosa l'abbiamo ristretta molto, deve arrivare ancora a comprendere questo, ma col tempo lo farà da solo. Okay. Ringrazio tutti per l'attenzione.